L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon venerdì 18 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, ci siamo dopo giorni carichi di tensioni e polemiche dovute al triste epilogo della gara contro lo Spezia. Finalmente si gioca. Bari domani in campo alle 15 contro il quotato Carpi di Castori. Come ogni venerdì, ampio spazio al preview del match con rubriche, notizie, ospiti e collegamenti per vivere al meglio questa vigilia di gara. Ma siamo anche curiosi di conoscere, come sempre, il vostro punto di vista. Bene, iniziamo subito, ma prima saluto il nostro Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari all'ascolto. Chiamateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda ovviamente la partita di domani. Oggi vi chiediamo un pronostico secco: come finirà Bari-Carpi e quale potrebbe essere secondo voi il calciatore decisivo per i biancorossi di Puglia. E allora cerchiamo di addentrarci in questioni decisamente tecnico-tattiche. Bari, che per la seconda volta in questo campionato affronta una delle retrocesse, oltre che favorite del torneo, contro il Frosinone. Sappiamo bene com'è andata, purtroppo. Quindi il Bari chiamato così alla, se vogliamo definire, la prova di maturità, fermo restando che insomma la squadra, con le difficoltà attuali fisiche e mentali in questo momento, anche giocare contro l'ultimo in classifica sarebbe un problema. Beh, il Bari deve prima di tutto non aver paura di se stesso. Sicuramente con l'Antuono ha avuto una settimana intera di lavoro per conoscere ancora meglio i calciatori, spesso ha adottato la doppia seduta di allenamento. Insomma, sicuramente vedremo qualcosa di meglio dal punto di vista tattico, perché una settimana di lavoro sicuramente influisce. Quello che preoccupa è un po' la tenuta atletica, perché nel secondo tempo contro lo Spezia si è vista una squadra davvero a terra. Ora bisognerà capire se è una conseguenza del duro lavoro fatto da Colantuono o se è proprio un calo fisiologico del periodo dell'intera squadra. Bari, che ripartirà comunque da alcune, da pochissime certezze, come la coppia di centrali di Cesare Moras, anche se l'ex difensore del Brescia ieri ha lavorato a parte per un problema muscolare e pare sia in dubbio per la gara di domani. Quindi un nuovo grattacapo per mister Colantuono. Riparte il Bari da uno Stefano Sabelli in grande forma, sicuramente il più in forma dei biancorossi, e poi da Franco Brienza, vero valore aggiunto per il momento per il Bari. Bari che invece dovrà fare a meno, per molto tempo e forse in maniera definitiva, dell'attaccante Gaetano Monachello. Nella serata di ieri infatti la società ha diramato una nota che andiamo a leggere. L'FC Bari 1908, in accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio, comunica che il giocatore Gaetano Monachello sarà sottoposto nella prossima settimana ad un intervento chirurgico per un'ernia sport bilaterale evidenziata a seguito di specifici esami strumentali. Insomma Luca, Monachello possiamo scordarcelo almeno per un po', se non per tutta la stagione. E come stiamo dicendo da un bel po', a gennaio ormai è acclarato: servono almeno due attaccanti. Sì, è chiaramente un peccato non aver potuto ammirare in nessuna praticamente occasione il miglior Monachello, perché comunque è un attaccante giovane, è un attaccante in rampa di lancio nel giro fino all'anno scorso dell'Under 21, quindi è un peccato non aver potuto godere, diciamo, delle sue capacità nemmeno per così poco. Per quanto stiamo riguarda... restando che comunque in poche... con pochissime presenze ha fatto comunque tre gol, diciamo come media gol. Sì, infatti è questo il punto, e purtroppo questi problemi fisici che l'hanno tormentato non hanno permesso poi, se vogliamo, di vedere il miglior Monachello anche in quelle occasioni, perché anche nella gara in cui ha fatto quella doppietta contro il Trapani non era al top della condizione. Per quanto riguarda gennaio, sì, due attaccanti, probabilmente una prima punta e un attaccante più mobile che sappia giostrare anche sull'esterno, perché se si continua con la strada, diciamo, del 4-3-3, penso che siano queste le priorità per mister Colantuono. Luca, velocemente, come detto, pochi punti fermi o punti di forza in questa fase del campionato.
Per il resto credi che Colantuono confermerà il 4-3-3 e gran parte dei calciatori scesi in campo contro lo Spezia, o pensi possono esserci dei cambiamenti? Qua pochi cambiamenti, secondo me penso che si continuerà sulla strada del 4-3-3. L'unico avvicendamento in difesa potrebbe essere quello tra Tonucci e Di Cesare, se quest'ultimo non dovesse recuperare. A centrocampo potrebbe magari esserci un'occasione per Bascia in luogo di Fedele, qualora mister Colantuono dovesse decidere di farlo rifiatare, mentre in attacco penso che vedremo ancora una volta Brienza formare il tridente con De Luca e Maniero. Sì, sì, penso formazione per almeno 9 undicesimi fatta. Bene, non ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Ed ora facciamo un esperimento. Proviamo a trasmettervi per radio il profumo delle specialità di Voglia di Pane. Pane e focacce di tutti i tipi e a tutte le ore. Rosticceria, gastronomia, salumeria di alta qualità, primi piatti, dolci da forno. Vi è arrivato? No, peccato! E allora correte in via Napoli 302 a Bari e lo sentirete. Voglia di Pane è molto di più di un semplice panificio. Focacce classiche e ripiene e su richiesta la squisita focaccia alla parmigiana, rosticceria con tutte le specialità baresi, gastronomia anche con primi piatti da asporto, salumeria con prodotti di primissima qualità, dolci da forno. Prepara ricchi buffet per compleanni e ricorrenze in genere. Effettua servizio a domicilio telefonando allo 080 574 98 85. Voglia di Pane è a Bari, in via Napoli 302. Clicca mi piace sulla pagina Facebook Voglia di Pane Bari e scopri perché Voglia di Pane è la focaccia dei tifosi baresi. A Bari serve una vittoria convincente, che vinca un bel secco 4-0. Ciao, grazie Nico. Grazie a te. Beh, 4-0 sarebbe veramente troppo. Anche un 1-0, un 2-1. A tal proposito leggo subito un messaggio su radio ascoltatore che dice: Bari Carpi 1-0, gol di Fedele. Beh, sarebbe il giusto epilogo. Vi ricordo che potete chiamarci al numero 080 524 0424, oppure inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444. Vi ricordo il sondaggio odierno: come finirà? Bari Carpi, quale potrebbe essere il calciatore decisivo, magari l'autore del gol decisivo. E ora leggiamo qualche notizia di strettissima attualità. Partiamo con una notizia che non riguarda direttamente il calcio giocato, ma riguarda ormai l'annosa questione del San Nicola. Se ne è occupata ieri la brava giornalista di Epolis Bari, Alessandra Colucci, che ha parlato di 5 anni come proposta che l'amministrazione comunale presenterà al Consiglio Comunale per la gara relativa alla gestione dello stadio San Nicola. La delibera sarà materialmente disponibile da ieri e conterrà tutti gli estremi della gara. Quindi si va verso una concessione di 5 anni, beh, veramente poco, lo ripetiamo da parecchi anni, da parecchi mesi, ne abbiamo parlato anche spesso con l'assessore Petruzzelli. Se si vuole fare qualcosa di serio sul San Nicola bisogna andare su periodi molto 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 più lunghi, e questo genere di operazioni sicuramente non vanno bene. Leggiamo come gli utenti di orgogliobarese.it hanno commentato questa notizia. Partiamo dall'utente, vediamo un pochino, Bart, che dice: io non vedo comunque colpe di questa società, come si possono investire soldi con concessioni così ridotte. Resto convinto che lo stadio San Nicola sia innanzitutto un bene della città di Bari e poi della FC Bari. Pure l'utente Donda 22 sostiene un po', diciamo, il contrario: sono sicuro che nessuna società che si sia succeduta a Bari abbia fornito le giuste garanzie al comune, perché insomma senza le giuste garanzie nessuno prolunga la concessione per più anni. Anche questa potrebbe essere una verità, se vogliamo. Mentre l'utente Chicco dice: non capisco questi 5 anni, non ho ancora capito dove l'amministrazione comunale intende arrivare. Ma veramente credete che ci sarà qualche imprenditore pronto ad investire per una concessione quinquennale? Insomma, questione annosa, perché bisogna vedere da un lato se le società, io quindi parlo non solo di Giancasco ma anche di Papareste e Matarese prima, hanno offerto quello che il comune vuole, e poi dall'altra parte il comune, che ovviamente deve capire che con una concessione del genere
scordiamoci discorsi di stadi moderni e quant'altro, diventa veramente molto difficile. Un'altra notizia abbastanza curiosa ce la fornisce la Gazzetta dello Sport, che ieri ha intervistato Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone. Ciofani, che a proposito di Stellone ha detto: per me è come un fratello maggiore, forse il Bari non era la squadra adatta a lui. E questo, insomma, apre tanti scenari che si vanno un po' anche a riallacciare a quanto detto da Moras qualche giorno fa, quando parlava di Frosinone magari squadra con maggiori attributi rispetto al Bari. Quindi diciamo che indirettamente Ciofani conferma la versione del capitano greco del Bari. E ora, come ogni venerdì, spazio ai numeri, alle statistiche del match dei Galletti. Ci dice tutto il nostro Domenico Brandonisio, oggi in collegamento telefonico. Buongiorno Domenico. Buongiorno Nicola. Allora Domenico, Bari-Carpi per molti un big match, nonostante la classifica non eccezionale di entrambe le squadre. Che cosa ci racconta l'almanacco biancorosso? L'almanacco ci offre sicuramente una sfida che, per quella che è la storia del Bari, è sicuramente qualcosa di inedito. Sono veramente pochi precedenti tra le due squadre, tra poco li scopriremo insieme. Ciò che però si può subito notare è che entrambe le squadre abbiano un rendimento leggermente diverso in classifica. Il Bari è tredicesimo, in realtà sarebbe dodicesimo, ma per differenza reti, per scontri diretti in svantaggio al Novara, quindi tredicesimo con 17 punti, mentre invece il Carpi è ancora all'ottavo posto con 21 punti all'attivo. Entrambe sono reduci da un pareggio sempre per 1-1, il Bari contro lo Spezia in maniera beffarda, lo sappiamo tutti, per l'autorete siglata da Fedele al gol di Brienza, e poi c'è il Carpi che invece è riuscita a pareggiare dopo che l'Avellino era passato in vantaggio con un rigore di Ardemagni. Il rendimento casalingo del Bari inoltre è uguale al rendimento in trasferta del Carpi. Entrambe hanno totalizzato 11 punti, solo che se nel caso del Bari vediamo i Galletti localizzati in questa speciale classifica al centro classifica, dall'altra invece c'è un Carpi che con i suoi 11 punti totalizzati in trasferta vanta il quarto migliore rendimento delle 22 squadre della cadetteria. Malgrado ciò, comunque nelle ultime 5 gare il Bari ha un rendimento migliore, poiché ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio a fronte di sole 2 sconfitte, mentre invece il Carpi ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi, ma anche 2 sconfitte. Quanto ai precedenti in casa, dicevamo, sono veramente pochi, soltanto 2, nessuna vittoria del Bari, un pareggio ed una sconfitta. Il pareggio risale alla stagione 2013-2014, fu un pirotecnico 2-2 grazie alle reti al 21esimo di Cepitelli, poi alla doppia marcatura di Mbakogo al 28esimo minuto e al 61esimo, un'autentica bestia nera per il Bari, e poi al 91esimo il pareggio in extremis di Giuseppe Statella, calciatore adesso attualmente in forza al Cosenza in Lega Pro, che il Bari ha già affrontato nell'ultima gara di Coppa Italia. Nella stagione 2014-2015 invece il Carpi, sempre con il solito Mbakogu, è riuscito a strappare 3 punti preziosi in chiave promozione in Serie A, e infatti Mbakogu segnò al minuto numero 53. I cannonieri di entrambe le squadre sono Riccardo Magnero e Kevin Lasagna, entrambi a quota 5 reti. Per quanto riguarda l'arbitro invece, il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, classe 1984, soltanto 2 anche in questo caso sono i precedenti con i Galletti in campo, entrambi positivi ed entrambi soprattutto verificatisi nella stagione 2015-2016, quindi la precedente. Nel primo caso, il 27 settembre, il Bari riesce ad imporsi per 2-1 sull'Avellino di Tesserio, mentre invece il primo marzo scorso il Bari guidato da Camplone si impose sulla Ternana per 4-0. Il Bari nel primo caso riuscì a risollevarsi dopo il 4-1 subito a Crotone, e nel secondo caso invece il poker rifilato agli Umbri permise alla squadra di Camplone poco a poco di venire fuori da una brutta striscia di risultati negativi. Speriamo che ci si possa ripetere anche stavolta. Perfetto, perfetto. Domenico, brevemente, 30 secondi, in settimana hai intervistato
il direttore sportivo del Carpi, Giancarlo Romairone. Che cosa ti ha raccontato? Cosa pensano del Bari? Velocemente. Di sicuramente c'è grande rispetto per il Bari, è ritenuta una squadra competitiva e che soprattutto potrà venire fuori alla lunga, in particolar modo nel girone di ritorno. C'è grande rispetto anche per Martigno, ritenuto un giocatore importante e che può far decollare la squadra, può essere l'arma in più. Dal canto suo il Carpi non sarà a guardare punta tra guardie ambiziosi, magari perché non ritorno in Serie A. E vedremo un pochino. Perfetto, io ringrazio Domenico Brandoniso per il suo intervento. Domenico, grazie mille, buon lavoro e buona partita. Ciao, grazie a te, buon lavoro anche a te e buona partita a tutti. Bene, piccolo break per noi, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Bene, rendiamo ora spazio alla voce dei probabili protagonisti del match di domani. Sto parlando di Beppe De Luca, che ieri ha parlato in conferenza stampa. De Luca, che ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere e che non sono piaciute a molti tifosi. Ascoltiamo. Tanto non capirai. Chi avrebbe detto mai? Sono contento, dai. L'allenatore che ho già avuto, quindi, che mi ha fatto esordire in Serie A, quindi sono contento di averlo ritrovato qua a Bari. C'era l'ultimo allenatore che ho avuto, cioè, l'unico che ho avuto in Serie A è stato lui, quindi ritrovarlo qui mi ha fatto anche uno strano effetto, quindi mai avrei pensato di ritrovarlo qua a Bari. So il suo metodo di lavoro, quindi sono anche più preparato in certe cose. Quindi ripeto, sono contento che è venuto qua a Bari, perché sicuramente ci sta dando una grande mano e c'è bisogno di tempo per alcuni meccanismi, però nel senso siamo già entrati nella mentalità che vuole lui, quella è la cosa più importante. Quindi che cosa aveva per De Luca, appunto, da novità della Serie A? Che cosa hai perso in questi? Ma sicuramente anni? Quello che ho perso magari negli ultimi anni, che magari ho anche ripetuto alcune volte, è la fame che avevo magari prima. Prima magari avevo molta più fame, avevo molto più grinta, più voglia di arrivare. Poi negli ultimi anni mi sono un po' come seduto, come si dice, no? Quindi vediamo. Ormai penso che il capitolo 4-4-2 sia chiuso, perché comunque col mister che avevamo prima ci chiedeva altre cose. Ora, giocando col 4-3, che anche l'anno scorso l'abbiamo provato e secondo me l'abbiamo fatto anche abbastanza bene, quindi adesso vedremo. Ma diciamo che è un allenatore molto preparato, quindi ci sa fare con i giocatori e comunque ti fa stare bene all'interno di uno spogliatoio. È normale che quando le cose vanno bene è anche più facile magari fare una battuta in più, magari poi quando le cose vanno un po' così certe cose è meglio evitarle, quindi è un allenatore comunque che ha sempre fatto la Serie A, che si è rimesso in gioco qua a Bari, quindi per noi è un vantaggio avere un allenatore così, siamo contenti di averlo e siamo tutti a sua disposizione. In tutto devi sempre avere un equilibrio, sia che perdi, quando pareggi, quando vinci, quindi non bisogna mai esagerare, mai esaltarsi troppo, magari quando perdi sembra che è morto qualcuno, quello mai, quindi questo penso che sia una cosa giusta. Un allenatore comunque, come ti ho detto, non è un sergente di ferro, un allenatore come gli altri che però comunque ha delle sue regole, che sono secondo me delle regole giuste e fondamentali, dove all'interno dello spogliatoio sono importanti, quindi penso che sia, sotto quel punto di vista, un allenatore non proprio esigente di ferro, ma un allenatore che si sempre delle idee che quando l'allenatore va via
in primis la colpa è dei giocatori, perché siamo noi che scendiamo in campo e siamo noi che dobbiamo farci per primo mia colpa, quindi penso che sia la cosa più giusta, perché comunque l'allenatore ti può dare degli indizi, ti può dare qualsiasi allenatore, ti può preparare la partita, però comunque scendi tu in campo, quindi sei tu che devi far vedere che giocatore sei, che cosa vuoi dimostrare. Poi ma vuole che corro, vuole soprattutto che quando arrivo agli ultimi metri faccio la differenza, come ultimamente non sono più magari come ero l'anno scorso, che ero più incisivo su alcune circostanze, quindi mi ha chiesto di stare tranquillo, sereno, di giocare come ho sempre giocato, che poi le cose vengono da sole. A 25 anni è un bivio, no? Di cosa vuoi fare, quindi sinceramente penso che sia un sogno ritornare per tutti, ma anche per me, a giocare in Serie A, che penso che sia una categoria importante dove ha molti pregi, quindi spero di ritornarci al più presto, ma prima devo pensare a lavorare, dare sempre il massimo con questa maglia. Poi se con questa maglia succederà quello che non voglio dire, ancora meglio. L'altra radio, bella da ascoltare. E allora, De Luca che ha perso l'appetito, diciamo, sentendolo sinceramente io sono rimasto un po' sconcertato. Un ragazzo di 25 anni che finora, dobbiamo dirlo, non ha fatto niente in carriera, non ha dimostrato assolutamente niente, perché non ha vinto niente, non ha entusiasmato nei suoi 3 anni a Bari, ha fatto qualche cosa buona, qualcosina l'aveva fatta a Varese. Io mi chiedo come possa un ragazzo di 25 anni dire di non aver più fame e di aver perso un po' quella voglia e quella grinta che aveva, sempre se l'ha avuta, ad inizio carriera. Io penso che siano dichiarazioni sconcertanti, perché uno come De Luca, non stiamo parlando di Brienza, ecco, Brienza magari poteva anche rilasciare dichiarazioni del genere, perché ha fatto la sua carriera, si è preso le sue soddisfazioni. Mi affido a Luca Deleteris per un commento flash. Hai detto tutto, Nicola. Poi queste dichiarazioni sarebbero state potute evitare si sarebbe potuto evitare tutto questo qualche settimana fa. Antonio Di Gennaro definì De Luca qui in trasmissione un mezzo giocatore. Diciamo che queste dichiarazioni hanno mostrato anche una pochezza dal punto di vista umano, e la cosa più triste in questo momento è che dobbiamo affidarci ad un giocatore così, perché non ci sono alternative in questo momento. Dobbiamo comunque cercare di sostenerlo almeno fino a gennaio, ma un giocatore così, io secondo per quanto mi riguarda, non merita neanche di indossare la maglia del Bari. Sì, poi c'è anche da dire che De Luca nel corso della conferenza stampa ha cercato un po' di rimediare forse la gaffe che aveva fatto, dicendo ora con quell'Antuono vorrei ripartire, ma sono le solite frasi. Tra l'altro De Luca, non me ne voglia, è tra i calciatori più banali da ascoltare in conferenza stampa. Ricordo per certi versi Filippo Inzaghi, cioè, che ripeteva sempre le stesse cose, sempre le stesse frasi fatte, quindi questi penso siano dati oggettivi, non credo di offendere nessuno. Bene, noi ci fermiamo un attimo, ma restate con noi. Vivere in una zona prestigiosa di Bari circondati dal verde? Realizza il sogno della tua vita. Real Dream Casa e Alessandro Cavallo Home presentano Twenty Village. In via Russo Frattasi, vicinanze Circolo Tennis, appartamenti da 2 o 3 vani o loft con patio privato, 1 ettaro di giardino condominiale, zona relax a verde e rifiniture di pregio, parquet, impianto solare, posto auto. A partire da soli 190.000 euro e potrai usufruire di sgravi fiscali significativi. Prenota la visita alla tua nuova casa chiamandolo 080 914 74 28. Ripeto, 080 914 74 28. 20 Village, la tua casa ideale a partire da 190.000 euro. Non farti sfuggire questa occasione unica. Stai mettendo su famiglia o sei stanco di stare in affitto? Real Dream Casa e Alessandro Cavallo Home presentano Al quartiere Sant'Anna 1 di Bari Japigia. Favolosi bivani e trivani di nuova costruzione, terrazzati, vista mare, rifinitissimi, realizzati in classe A con cantinola e posto auto. Prenota la visita alla tua nuova casa chiamando lo 080 523 63 35. Ripeto, 080 523 63 35. La tua casa ideale con prezzi agevolati a partire da 160.000 euro. Non farti sfuggire questa occasione unica.
Bene, rientriamo, leggiamo qualche messaggio dei nostri radioascoltatori. Buongiorno a tutti, 2-0 per noi, Maniero Furlan. La conferenza stampa di De Luca, no comment, solita storiella, e ormai lui diventa sempre più irritante. Questo lo scrive Gianni da Bari. Ma ora, come ogni venerdì, spazio a squadra e tifoseria ospite. Ci racconterà tutto il collega giornalista del Resto del Carlino, Davide Setti, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico. Buongiorno Davide e benvenuto qui a Tanto Non Capirai. Ciao, buongiorno, buona giornata a tutti. E allora Davide, Carpi che così come le altre retrocesse, Verona e Frosinone, tra le favorite, resta tra le favorite di questo torneo, ma la squadra di Castori alterna buone prestazioni ad altre meno convincenti. Come mai? Eh sì, sta un po' zoppicando, diciamo così. Carpi sta, a mio parere, pagando un po' la rosa corta per scelta. Si è scelto quest'estate di avere una rosa non amplissima, ovviamente per infortuni, qualche problema, diciamo anche che ha pagato un po' il fatto di aver giocato a Modena nelle prime partite e poi di essere rientrato nel proprio stadio solo, diciamo, circa un mese fa. Fino a qui è sicuramente un Carpi un po' al di sotto delle attese, anche se, insomma, nell'ambiente, conoscendo un po' il campionato di Serie B, in questo momento in cui non gira benissimo, la parola d'ordine è restare lì, restare più tempo possibile nella zona alta e poi, insomma, vedere di cambiare passo, magari anche facendo qualcosa nel mercato di gennaio. Per ora, insomma, si sta vivendo abbastanza con serenità questo momento, sicuramente non positivo. 5 punti nelle ultime 5 partite che hanno fatto rallentare. Carpi aveva preso il secondo posto dopo la vittoria nell'infrasettimanale a Perugia e poi da lì, insomma, ha frenato nettamente. Davide, Carpi lo scorso anno ha vissuto la favola della Serie A insieme al Frosinone, quest'anno invece è toccato al Crotone salire nella massima serie. Come saprai, molti tifosi o addetti ai lavori non sembrano molto apprezzare questo genere di fenomeno, e crescono i sostenitori del lotito pensiero, sai a cosa mi riferisco. Tu, da giornalista che segue da vicino la realtà del Carpi, cosa ne pensi al riguardo? Beh, guarda, secondo me in ogni caso, in qualsiasi categoria o sport, il campo parla. Poi è ovvio che già l'anno scorso due delle tre salite sono scese subito, quest'anno vediamo già che, insomma, tutte quelle neopromosse sono lì in fondo. È ovvio che il salto dalla B alla A è abbastanza importante. Secondo me c'è da sottolineare che il Carpi comunque l'anno scorso ha fatto un campionato, a mio parere, strepitoso in Serie A, perché comunque negli ultimi 10 anni nessuno era mai retrocesso con 38 punti. Sicuramente ha pagato l'inizio così e penso anche un po' la gestione a inizio della stagione col trapasso fra l'ex direttore sportivo Giuntoli e Sean Sogliano, nel quale, insomma, c'è stato un po' di... l'ambiente ne ha un po' risentito. Poi quando si è ripartiti con la decisione di dire addio a Sogliano, si è preso una strada che ha portato comunque la squadra a una grande rimonta. Ovviamente, insomma, non è bastato, perché in Serie A se parti male è difficile recuperare, servirebbe davvero un miracolo. Ciao Davide, buongiorno. Luca Deletteri, su uno degli uomini messi in discussione anche durante lo scorso campionato è sicuramente Castori che domani dovrà rinunciare a un giocatore importante come Crimi, squalificato. Ti chiedo quali potrebbero essere gli 11 a cui il mister deciderà di affidarsi nella delicata trasferta del San Nicola. Allora, guarda, l'idea è di andare avanti col 4-4-1-1, che è il modulo un po' che fece anche la fortuna del Carpi promosso 2 anni fa, quindi squadra compatta, corta, pronta a ripartire. Il rientro importante è quello di Struna, difensore titolare anche della nazionale slovena, a destra, quindi fra i pali colombi, diciamo difesa 4 con l'idea nostra, Struna a destra e Gagliolo a sinistra. La coppia centrale dovrebbe essere
composta da Romagnoli, e dall'altro rientro quello di Poli, quindi potrebbe restare fuori ancora Blanchard, che ha avuto un problema fisico e aveva fatto saltare la gara di domenica contro l'Avellino. A centrocampo potrebbe esserci la novità di Letizia, per la prima volta nei quattro di centrocampo. Letizia è molto duttile, può giocare tutti e quattro i ruoli degli esterni, magari per far riposare Pasciuti, che ha giocato titolare tutte le partite. Dunque Letizia da una parte e Di Gaudio dall'altra, con Baie confermato al fianco di Bianco, e l'idea del rientro di Lollo, acciaccato e diffidato, quindi tenuto giù contro l'Avellino, alle spalle di uno fra De Marchi o Lasagna. Questa potrebbe essere l'idea di 4-4-1, anche se quest'ora in settimana il Carpi da, diciamo, 15 giorni si allena a 40 km da Carpi, a Fiorano, di fianco alla pista di della Ferrari, su un campo sintetico, perché col maltempo a Carpi non c'è un sintetico. Dunque anche Castori copre abbastanza, allenamenti anche a porte chiuse, insomma, diciamo che attendiamo. Alle 11 parla Castori, alle 10 c'è la rifinitura, magari si potrà capire di più. L'idea potrebbe essere questo 4-4-1-1. Perfetto, vi ricordo che siamo in diretta con il giornalista del Resto del Carlino, Davide Setti. Davide, ne hai parlato poco fa, Sean Sogliano, quella di domani sarà sicuramente la sua partita. Ne hai accennato prima, la scorsa stagione proprio al Carpi, poi il divorzio. Come potresti valutare la sua avventura a Carpi? Quali le sue colpe e che idea hai del in generale dell'attuale DS del Bari? Per molti uno dei più bravi in circolazione, secondo te? Allora, guarda, l'anno scorso il presupposto è che sostituire Cristiano Giuntoli, che era quello che aveva preso il Carpi in Serie D con tanta intuizione, l'aveva portato fino in Serie A, non era assolutamente facile per tutti, ambiente e stampa compresa, perché insomma la verità bisogna dire, quando venne preso Sogliano tutti ne parlammo come la scelta migliore, insomma super pedigree, professionista, un percorso simile a quello del Carpi col Verona, con cui aveva vinto la C, con cui era andato in B, con cui aveva fatto due ottime salvezze in Serie A. Diciamo che venne qui con grande fiducia. A mio parere l'errore è stato quello di non capire l'ambiente Carpi un po' particolare, nel senso che si lavora in modo un po' differente, non è un ambiente dove portare i nomi, e lui invece andò su quello, spiegando magari a sua ragione, a suo modo di vedere con ragione, che in Serie A serve comunque gente d'esperienza. Qui invece volle cambiare un po' tanto, arrivare a 18 giocatori, per far capire di quei 18 giocatori che prese Sogliano l'estate scorsa, adesso è rimasto solo Belet. Fra quelli andati via a gennaio scorso, quelli quest'estate, la società praticamente ha azzerato il suo lavoro. Secondo me non è riuscito bene a calarsi nella parte, e questo non vuol dire che non sia capace o meno, ma che magari in un certo ambiente non abbia riuscito a rendere. Sicuramente ha forzato un po', da quello che abbiamo capito dopo poi la scelta di esonerare Castori, quelle cinque giornate, chiamare Sannino, quelle cinque giornate sono state abbastanza chiave, quelle di Sannino, perché Carpi perse gli scontri diretti col Bologna, che allora era ultimo, perse a Frosinone e pareggiò solo in casa con il Verona, che poi chiuse l'ultimo posto, un punto in questi tre scontri diretti alla fine nel computo generale furono quelli decisivi. Secondo me gli errori fondamentali furono questi: non sapersi adattare e la scelta di andare via a Castori, forzando un po' la mano anche alla proprietà. Beh, un quadro molto chiaro quello che ci hai fatto, Davide. Ultimissima domanda per te è quella tra Bari e Carpi, è senza dubbio la gara degli ex, davvero tanti, soprattutto tra i biancorossi di Puglia. Tra questi Matteo Fedele che, come avrai visto, ha combinato il patatrac contro lo Spezia. Quello che ti chiedo è: se non si fosse infortunato lo scorso anno a Carpi, che ruolo avrebbe recitato in Serie A con la squadra biancorossa emiliana? Secondo me avrebbe continuato a recitare quello che stava facendo, cioè un ruolo da protagonista. È stata la più bella sorpresa di inizio stagione, tra l'altro è arrivato in modo strano, nel senso che Carpi era sul ritiro, un procuratore lo portò, rimase lì 15 giorni e convinse con le prestazioni, non con il suo pedigree, subito lo staff tecnico e Castori e il suo staff forzarono per tenerlo. Iniziò subito molto bene, poi quella gara di novembre a Frosinone finì praticamente la sua stagione. Secondo me è stata una perdita importante per il Carpi, che ne ha risentito. Credo che Fedele sia un ottimo giocatore, credo che la scelta quest'estate sia stata una delle più dolorose, quella di mandarlo via, ma
con Bianco, Crimi, Lolle, Fedele, onestamente quattro così di alto livello per due posti, solitamente Carpi gioca quattro al centrocampo, Carpi ha fatto questa valutazione, quella che dicevo all'inizio, rosa più corta, piuttosto che avere quattro, fra virgolette, galli tutti della stessa altezza, magari ne è stato sacrificato uno, ma insomma Fedele è un top player, a mio parere, per quello che abbiamo visto in quei due mesi in cui ha giocato di questa Serie B. Eh già, quello, ce ne siamo accorti anche noi, al di là dell'autorete sicuramente tra i migliori del Bari in questo inizio di stagione. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista del Resto del Carlino, Davide Setti, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Davide, grazie mille, buon lavoro e buona partita. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie. Bene, ci fermiamo, linea alla regia, ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione e i nostri gustosissimi gelati. Inoltre, una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché I Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la I Good Fidelity Card presso tutti i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare aggiornati su tutte le nostre promozioni e per scoprire il punto vendita più vicino. I Good Surgelati, tanta fantasia sulla tua tavola. Ultima parte di trasmissione, diamo una rapida occhiata a qualche titolo di giornale. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La scintilla è tornata, De Luca suona la carica. Monachello fuorigioco, sarà operato di ernia bilaterale. Per quanto riguarda le notizie dall'infermeria o dall'allenamento, Colantuono ripunta sul 4-3-3, formazione immutata. Tutto ciò lo scrive Davide Lattanzi. E poi la solita rubrica a cura di Gianni Antonucci, si gioca nel giorno del primo ideale Liberty. Per quanto riguarda i precedenti, quel gol di Caputo non convalidato. Tutto questo lo scrive Gianni Antonucci. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, anche qui si riprende l'intervista, la conferenza di De Luca. De Luca, Colantuono sa cosa fare, l'attaccante del Bari carico, mi fece sordire in Serie A, ha grande esperienza. Cambiamo giornale, Polis Bari, articolo di Maurizio Spaccavento. Bari, De Luca a caccia della fame perduta. Anche qui si riprende la notizia, la triste notizia di Monachello, Tegola, Monachello, operazione per un'ernia. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, articolo di Franco Circi. Sentite De Luca, Bari mi sono un po' seduto e non va bene. Articolo di Spalla, quei 5 ex che contro il Carpi cercano rivincite. Quindi anche Franco Cirici ribadisce che questa è sicuramente la gara dei tanti ex. Bene, è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, a lunedì. Ciao Nicola, buon weekend a te e a tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto buona partita. Ringrazio anche Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito, mentre io vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.